felici della presenza soprattutto di tutti voi, di questi ragazzi che rendono questa tribuna, io raramente la vedo così piena e soprattutto così affollata di giovani. Io dico a tutti voi, questo è lo stadio della Versa Normanna, lo stadio del nostro territorio, non sarà certamente lo stadio di Wembley, però per noi è tanto. E quindi io approfitto oggi per invitare tutti quanti voi a partecipare, a venire qui a questo stadio, a frequentarlo. Noi qui abbiamo una scuola calcio che considera tanti ragazzi che vengono e fanno, giocano, si divertono sui nostri campi, sui campi che poi vedete lì dietro di calcio 8, calcio 5. Frequentate questo stadio perché il calcio è bello. In questi giorni purtroppo stanno avvenendo delle cose brutte per il calcio, però noi dobbiamo avere la forza di dimostrare che il calcio è anche questo, il calcio è quello che si fa cogliendo anche delle occasioni importanti, come quello di ricordare un nostro, lasciatemelo dire, un nostro eroe, l'eroe del nostro territorio, che per me era un carissimo amico, Don Peppe Diana. Don Peppe Diana è un sacerdote che ha impegnato la sua vita, la sua giovane vita nel servizio della comunità e partecipando quindi a tutto ciò che la comunità ha sentito come ricchezza, anche lo sport, e si è opposto a tutte quelle forme di malavita, a tutte quelle forme di camorra, a tutte quelle forme che a volte soffocano, fanno in pratica morire ciò che invece vorrebbero apparentemente qualche volta fare proprio, impadronirsene quasi e promettere magari risultati che invece non vengono mai, perché il loro intento è soltanto quello di favorire se stessi, è soltanto quello di organizzare la vita degli altri sottomessa ai propri comandi. Noi invece siamo qui adesso invece per fare uno sport nel quale si gioca insieme, nel quale ciascuno come una squadra, un corpo potremmo dire, sa di essere attivo in dialogo con tutti quanti gli altri, partecipando insieme con tutti quanti gli altri. E questo è ciò che ci sembra importante per lo sviluppo dello sport, ma ci sembra importante soprattutto per lo sviluppo poi della nostra società.